Marta era un grande personaggio, a volte imprevedibile, ma di sicuro fascino. Viveva sempre, come dire, in una dimensione, oserei dire, teatrale. Sei nata a Milano, proprio come me. Decidi di fare l'attrice, ma la tua carriera dura appena 11 anni. Esci di scena quando hai la mia età. È una coincidenza? La vita o si vive o si recita. Credo che per Marta Abba sia proprio una dedizione totale quella che lei ha per il teatro. Ed è questo che Pirandello apprezza e, diciamo, è questo che lo innamora. Percorro le stesse tue strade. Mi pare quasi di vederti. Mi guarda come se volesse scrutarmi e mi dice: lei sa che cos'ero io per il maestro. Io ero la sua anima. Un attore, e ancor di più un'attrice, negli anni venti, era una specie di burattino nelle mani di un regista. Marta Abba è la prima a ribellarsi a questo sistema, è la prima a rendersi conto delle esigenze, della dignità professionale degli attori. Il suo è un approccio che, dopo quasi un secolo, la rende straordinariamente moderna. Soffre Marta Abba di un male diabolico.